Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare il firmware del Flight Controller iFlight Sussex X F4. Questo Flight Controller è montato nel Nazgul 5 o nel Cidora, quindi se avete uno di questi droni e volete aggiornare, questo è il video che fa per voi. Prima di iniziare vi ricordo che l'aggiornamento resetta le impostazioni, quindi sarà necessario riconfigurare da zero la scheda. Evitate assolutamente di salvare le configurazioni su un file e poi ricaricarle, perché andrete a creare dei conflitti e il Flight Controller non risponderà correttamente ai comandi. Se non sapete come configurare la scheda, potete vedere la mia guida sulle impostazioni base di Betaflight, il link è in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, per prima cosa è necessario scaricare e installare il Betaflight Configurator, vi lascio il link in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico questo file. Dopo aver installato il configurator e collegato la scheda alla porta USB, possiamo connetterci. A questo punto clicchiamo su Bootloader DFU. Adesso la scheda è riavviata in modo DFU, quindi possiamo aggiornare il firmware. Se in questo box avete ancora la porta COM, è necessario installare i driver del Flight Controller tramite Impulse RC Driver Fixer. Se non sapete come fare, potete seguire il mio tutorial, come sempre il link è in descrizione. Adesso clicchiamo su Firmware Flasher. Quindi in questo elenco scegliamo il target del nostro Flight Controller, che è Betaflight F4. Per quanto riguarda la versione di Betaflight, io vi consiglio di usare sempre l'ultima disponibile. Evitate di installare versioni che non sono stabili in quanto non sono mai sicure. Anche se si tratta di release candidate, rimangono sempre delle versioni che possono contenere dei bug. Queste versioni vanno usate dai beta tester per segnalare eventuali problemi, non per volare con il vostro quad principale. A questo punto clicchiamo a Load Firmware Online. Adesso Flash Firmware. Perfetto, il flash è finito, possiamo connetterci. Quando installiamo il firmware ci viene chiesto se vogliamo applicare le impostazioni di default. È assolutamente necessario rispondere di sì, altrimenti la scheda non funzionerà correttamente. A questo punto abbiamo un altro avviso che ci invita a fare delle operazioni preliminari, che sono calibrare l'accelerometro e scegliere il protocollo degli ESC. Quindi clicco qui per calibrare l'accelerometro. Ora vado in configurazione e scelgo il protocollo degli ESC. Naturalmente qui devo tenere conto di cosa ho montato sul drone, della velocità e gyropede e se userò o meno l'RPM filter. Di solito di shot 600 va bene, ma potete valutare anche di shot 300 per una maggiore affidabilità. Molto bene, dopo aver fatto queste prime operazioni, continuiamo a configurare la scheda in base alle altre componenti che abbiamo nel nostro drone. Questa era la mia guida per aggiornare il firmware della scheda Sussex E F4. Se vi è piaciuto il video lasciate il mio mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.